Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo in clausura, il corridoio della clausura che si interrompe da quella porta, la porta che, da cui i pellegrini non possono accedere. Infatti qui è un percorso che i pellegrini non possono fare. Ci troviamo nel corridoio che porta alla cella numero 1, qui c'è la cella numero 5 e qui accanto il sacellum, la cappellina dove ricordiamo spesso in questo luogo Padre Pio ha celebrato messa da solo per due lunghi anni, dal 31 al 33. Lui aveva la sua cella che era la numero 5 proprio di fronte al sacellum. Ma quello di cui oggi vogliamo parlare è questa cella qui, la cella numero 4. È una cella importante, soprattutto per i confratelli di Padre Pio, perché in questa stanza vi abitavano tutti i frati assistenti di Padre Pio, cioè coloro che facevano assistenza, coloro che spesso vediamo in tantissime fotografie che accompagnano Padre Pio o che lo aiutano. Ad esempio, negli anni che vanno dal 61 al 65, c'era un frate, in modo particolare, che vediamo spesso nelle fotografie con Padre Pio. C'era Padre Eusebio Notte, che ha raccontato la sua storia con Padre Pio in questo testo. Si chiama Briciole di storia. Qui racconta tanti piccoli episodi, tanti aneddoti, tanti racconti. E lui racconta che era in questa stanza, aveva 29 anni, e aveva questo incarico importante di essere l'assistente del 74enne Padre Pio da Pietrelcina. Racconta proprio in Briciole di storia che era un dramma per lui aiutare Padre Pio a sdraiarsi la sera sul letto a causa delle sue piaghe, a causa delle stimmate. Scrive Padre Eusebio: non sapevo dove e come prenderlo. All'inizio lo faceva esclamare: ehi, ehi, attento, attento, più di una volta, scrive Padre Eusebio nel suo libro. Poi con l'esperienza scoprì quali erano i posti del suo corpo indolori e allora lo prendeva in modo più comodo, sempre adagio. Padre Eusebio racconta che la parte del corpo che lo faceva soffrire di più erano i piedi. Guai, scrive Padre Eusebio, a toccarli direttamente. Lui però imparò a prenderli prima dalla caviglia, poi sopra il tallone, e lo faceva sempre soffrire di meno. Questo accadeva ogni sera. E poi pian piano faceva prendere a Padre Pio la posizione giusta quando lo doveva adagiare direttamente sul letto. Ogni sera, scrive Padre Eusebio, era una sudataccia, proprio per la paura, ma allo stesso tempo anche per la fatica. La risposta di Padre Pio ogni volta che riusciva a finire, a terminare questa operazione abbastanza complicata, complessa ma delicata, Padre Pio diceva sempre: sia per l'amor di Dio, che in gergo cappuccino equivale a dire grazie, grazie fratello mio per quello che stai facendo per me. Ecco, un vero e proprio ringraziamento da parte di Padre Pio al suo caro confratello. Poi invece la serata terminava con l'abbraccio, con il sorriso e anche con un bacio, ecco, diceva, scrive così Padre Eusebio, un dolce bacio del suo confratello a ringraziamento di tutto quello che aveva fatto per lui durante la giornata. E racconta ancora Padre Eusebio di queste serate, ecco, trascorse così con Padre Pio, che l'ultimo sguardo di Padre Pio era proprio rivolto alla Madonna che aveva di rimpetto al suo letto, ecco, uno sguardo alla Madonna, poi il tempo di sdraiarsi, quindi girarsi verso la porta. Diceva Padre Eusebio, Padre Pio aveva questo braccio che cadeva dal letto a penzoloni con la corona tra le mani. E nel frattempo Padre Eusebio si sedeva sulla poltrona giusto qualche minuto prima di andar via, poi la buonanotte, usciva, chiudeva la porta e tornava nella cella numero 4 in attesa di una chiamata, in attesa di un riscontro da parte del suo confratello, che, scrive Padre Eusebio, non avveniva mai. Ecco, Padre Pio scrive proprio lui testualmente: non voleva dare fastidio ai suoi confratelli, soprattutto coloro che gli stavano accanto, che gli davano una mano.
Non li chiamava mai, diceva. Anzi, scrive Padre Eusebio, ero io che di tanto in tanto, la notte, andavo a vedere un po' se dormiva e aveva bisogno di aiuto.